L'intervento che abbiamo messo in atto tra i due comuni consiste essenzialmente nella depolverizzazione di un tratto di strada che è denominato Via Salinello e insiste su dei territori cosiddette frazioni minori, un po' limitrofe, quindi esterne al centro abitato di Bellante, ed è una strada caratterizzata dalla presenza contemporanea di due comuni. È un'opera, secondo me, che va a recuperare un territorio che da anni ha sofferto di spopolamento soprattutto e depauperamento, perché non sono stati fatti interventi mirati al recupero di questi borghi. È un'opera che va a migliorare la viabilità e insiste su un territorio in cui questa viabilità rappresenta soprattutto una via strategica in caso di calamità naturale. Non accade tutti i giorni che due comuni riescano a gestire, diciamo, un intervento così, e sono davvero soddisfatto del fatto che con il comune di Campli e con l'amico Pietro Quaresimale, il sindaco Pietro Quaresimale, si sia instaurato questo rapporto che ci ha portato a questo risultato. E oggi mettere in sinergia comunque amministrazioni comunali non è semplice. Devo dire che con gli amici di Bellante siamo riusciti a creare le basi e i presupposti per poter fare un intervento assolutamente necessario per le collettività di Villa Penna, Floriano e non solo, perché quella è una strada trafficata anche da tanti altri. E devo dire che è un intervento assolutamente necessario, che ha avuto anche un piccolo incidente in settimana che va a confermare assolutamente l'urgenza dell'intervento.